Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale A Naso Duro. Io sono Marco e sono un appassionato di profumi e oggi vi parlo di una fragranza di un brand che non conoscevo minimamente, che mi ha fatto conoscere Teo di Profumix, luxury brand di Modena. Sono andato a trovarlo circa un mesetto fa, mi ha fatto sentire un migliaio di profumi. Lui è una persona incredibile, un vero appassionato di profumi e soprattutto tanto 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 competente. Ho acquistato tre profumi quando sono andato lì da lui. Uno è Lemon Tart, di cui ho già fatto un video recensione che trovate sul canale. Uno è di un brand malesiano, ma che vedremo poi in un video a parte. E l'ultimo che ho acquistato è Annacamento di Tosco Vatt. Come al solito vi chiedo gentilmente di mettere un like, iscrivervi al canale e di attivare la campanella se non volete perdervi le notifiche relative all'uscita dei prossimi video. Grazie, grazie di cuore. Tosco Vatt è un brand molto giovane, pensate che è nato nel 2022 a Bucarest in Romania. Non se ne parla spessissimo, ma ultimamente sta uscendo sempre di più questo nome per quanto riguarda il mondo della nicchia. In collezione sono praticamente quasi tutti estratti come concentrazione, eccetto per alcuni, tra cui lui, Annacamento. Questo è un profumo che mi ha colpito da subito, Teo me ne ha fatti sentire parecchio, mi ha fatto sentire quasi tutta la collezione e questo è quello che mi ha colpito di più. È una novità, è uscito nel 2023, quindi è il più giovane del brand e si presenta in una scatola così, con la scritta Tosco Vatt, che è il nome del brand, questo grafico di un uomo che cammina, sul retro la clessidra con i ricordi del naso che vanno a simboleggiare i suoi viaggi, i suoi ricordi e il tempo che scorre. E all'interno, sfilando la scatola in questa maniera, troviamo una bustina in tela, molto carina, dove all'interno appunto c'è la boccetta, e un filo di spago che racchiude queste lettere, questa che è una lettera di viaggio, e poi vari artwork molto 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 carini e ben fatti. Veramente un packaging ben curato e sicuramente una cosa molto 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 interessante. La boccetta invece si presenta così, questo qua è il formato da 30 ml, con l'etichetta zigrinata, con il logo Tosco Vatt e il nome della fragranza Annacamento. Il tappo invece è molto pesante e soprattutto ben fatto, ben costruito, sembra quasi un bullone, con inciso sopra questo logo appunto di un uomo che cammina, che è lo stesso che troviamo sopra il packaging esterno. Come suggerisce il nome, Annacamento, una parola sicula, e questa fragranza ci riporta proprio in Sicilia. Possiamo avvertire tanti aspetti di questa splendida terra, come per esempio il susseguirsi di una vegetazione florida, gli aspetti un pochino più frizzanti delle arance che si alternano a quelli più dolci del fico d'India, tipici di quelle terre. Possiamo percepire i casari che fanno la ricotta fresca, perché anche questo abbiamo all'interno, un accordo ricotta, ma poi ne andremo a parlare, e soprattutto tutti quelli che sono i ricordi che il naso che ha prodotto la fragranza ha racchiuso all'interno di questa boccetta, ricordi di estate finite, di amori mai nati, ricordi molto malinconici e nostalgici di momenti che non ci sono più. La piramide, come dicevo, ha parecchie note e accordi che ricordano questa terra e ve la vado a leggere subito. In apertura abbiamo arancia rossa, fico d'India, arancia, verbena, nel cuore pancake o accordo crepe, rum, frangipane, ginestra, uvetta e panna montata, che è appunto quella nota che va a creare l'accordo ricotta. E nel fondo mastice, cipresso, finocchio marino, gemme di pioppo, quercia, cistus incanus e legno di cedro. Non so cosa sia il cistus incanus, ma vabbè. Adesso andiamo a spruzzarla, che è la parte migliore. Quello che si avverte subito, subito in apertura è questa nota molto frizzante, luminosa, a tratti anche acidula dell'arancia. Un'arancia tipica siciliana, succosa, densa, luminosa, che dà una direzione a quello che è il profumo, e questa nota acidula viene alternata con dei sentori un pochino più zuccherini e dolci del fico d'India, che è una nota che a me piace, che non si trova spesso nei profumi e che in questo caso ci sta alla perfezione. Nel cuore poi arriva la parte vera, quella che racconta l'essenza di questa fragranza, ovvero questa nota di panna montata che va a ricreare l'accordo ricotta, che va a ricordare appunto la terra sicula, e soprattutto che ci dà un aspetto lattiginoso, lattonico, molto cremoso e denso, che unito al sentore pancake, a questo accordo crepe, va a creare appunto un aspetto molto piacione, gourmand,
che dà una sensazione piacevole sulla pelle e che ci fa ricevere complimenti. E questo è un altro aspetto molto carino, perché da un'apertura luminosa molto agrumata passiamo quasi ad un profumo leggermente gourmand, che viene sporcato da questa nota alcolica, leggermente busy, ma non è così tanto presente. Io l'avverto molto molto in sottofondo di rum, unita anche a questa nota dolce di uvetta, e poi nel fondo a creare struttura e la base di questo profumo sono i legni, legno di quercia, legno di pioppo, che però vengono schiariti a tratti da questo finocchio marino che è tipico delle terre siciliane. È un profumo secondo me molto molto ben bilanciato, è questo l'aspetto che mi ha catturato tanto di questa fragranza, perché dall'inizio alla fine possiamo percepire una bellissima evoluzione, perché da luminoso va a scurirsi, va a diventare un pochino cremoso, non riesco neanche a classificarlo bene perché a tratti è agrumato, a tratti è, come ho detto, leggermente gourmand, e nel fondo è un legnoso a tutti gli effetti, perché abbiamo legno di quercia, legno di pioppo, legno di cedro. Quello che posso dirvi è che è stata sicuramente una piacevole scoperta. Quando sono andato da Profumix, Teo mi ha fatto sentire tantissimi profumi, perché loro hanno l'esclusiva di tanti brand che non conoscevo, tra cui appunto Toscovat. Ha allargato un po' il suo mercato in tutto il mondo, però in Italia l'unico distributore è appunto Profumix, quindi se volete provarli, penso che sul sito ci siano dei travel kit o dei sample, o comunque potete chiederli direttamente a Teo di Profumix se vi manda dei campioncini a seguito di un acquisto. Quello che mi ha colpito è sicuramente la portabilità di questo profumo, che ha una piramide complessa. Non è un profumo semplice, però alla fine in qualche modo è un po' un piacione, è uno strappa complimenti, perché ha delle note molto accattivanti, come può essere l'accordo crepe, come può essere l'apertura agrumata, alternata a questi sentori zuccherini molto piacevoli, con un certo appeal, soprattutto perché il mercato alcune note le ama particolarmente, questi accordi zuccherini alternati a accordi un po' gourmand, ultimamente stanno andando parecchio. Ma quello che mi ha colpito è veramente il bilanciamento perfetto e l'equilibrio tra questi accordi che si creano e si vanno a susseguire in una maniera egregia, secondo me. Come concentrazione siamo davanti a uno dei parfum, in collezione sono quasi tutti estratti, eccetto per alcuni, tra cui appunto Annacamento. Devo dire che dura abbastanza sulla pelle, io l'ho spruzzato circa dopo pranzo, sono le 6 del pomeriggio e ancora l'ho avverto, è normale che non abbiamo una proiezione chilometrica, se cercate una scia veramente potente non la trovate qua dentro. Questo è un profumo un pochino più intimo, un po' più discreto, che si fa sentire da chi avete vicino. Però ragazzi, come dico sempre, non c'è solo la scia, c'è tanta tanta qualità. Come formati disponibili abbiamo questo qua piccolino, che è il 30 ml, dal costo di 99 euro, che è quello che io preferisco. Avendo tanti tanti profumi in collezione, tendo sempre a prendere i formati piccoli, perché tanto di profumi ne ho tanti e riesco a intercambiarli un po' come voglio. Oltre al 30 ml abbiamo il 60 ml a 159 euro, e il 115 ml a 259 euro. Non è un profumo economico, è un profumo che comunque ha il suo costo, però vi posso assicurare che di qualità ce n'è tanta e sono veramente ben fatti. Questo è un video molto breve per farvi conoscere un brand che io stesso non conoscevo, ho scoperto veramente un mesetto fa e ne sono rimasto veramente affascinato. Fatemi sapere nel box dei commenti che cosa ne pensate, se conoscevate questo brand e soprattutto se conoscete Annacamento. Io questo lo sto utilizzando parecchio, durante il periodo estivo l'ho utilizzato molto di sera, ma anche di giorno, nonostante questo aspetto lattonico, cremoso, con lo scaldarsi della pelle va ad uscire prepotentemente. Comunque lo trovo un profumo veramente molto molto portabile e piacevole da indossare. Assolutamente un profumo unisex, va bene sia per uomo che per donna, e io ve lo consiglio. Quindi se riuscite ad avere un sample per provarlo, provatelo, perché secondo me merita. Voi ditemi la vostra nei commenti, io vi do appuntamento ad un prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e che il prossimo vi piaccia ancora di più. Ciao ragazzi!